Benvenuto nel paradiso greco dell'Egeo, Rodi. Se sei in cerca di avventure indimenticabili e paesaggi da sogno, sei capitato nel posto giusto. In questo coinvolgente video, ti condurrò attraverso una straordinaria esperienza alla scoperta dei migliori posti da visitare sull'incantevole isola di Rodi. Allora, mettiti comodo e non perdere neanche un istante. Il nostro viaggio sta per cominciare. Rodi Vecchia. Rodi Vecchia, nota anche come Rodi Città Vecchia, è un tesoro storico situato sulla punta settentrionale dell'isola di Rodi. Questa antica città medievale è circondata da possenti mura e offre un affascinante labirinto di vicoli lastricati e stradine acciottolate. Il maestoso palazzo del Gran Maestro è uno dei punti salienti, mentre la Street of the Knights cattura l'immaginazione dei visitatori con gli edifici dei Cavalieri di San Giovanni. Il panorama dalle mura offre una vista mozzafiato sul mare Egeo. Rodi Vecchia è una gemma storica e culturale che incanta con la sua bellezza intatta e il suo fascino senza tempo. Un viaggio in questa città è un'esperienza emozionante e indimenticabile. Acropoli di Lindos. L'Acropoli di Lindos è un affascinante sito archeologico situato sulla cima di una collina a Lindos, sull'isola di Rodi. Risalente all'antichità, offre una spettacolare vista panoramica sulla costa e sul mare Egeo. Il complesso archeologico include il Tempio di Atena Lindia e resti di antiche dimore e sistemi di difesa. La posizione strategica e la suggestiva bellezza del luogo lo rendono un'attrazione imperdibile per chi visita l'isola. Esplorare l'Acropoli di Lindos significa immergersi nella storia e nella maestosità di questo antico tesoro. Valle delle Farfalle. La Valle delle Farfalle, nota anche come Butterfly Valley, è una meravigliosa oasi naturale situata sulla costa occidentale di Rodi. È famosa per ospitare migliaia di farfalle durante l'estate e offre una varietà di flora e fauna affascinanti. Questa valle è un'attrazione ideale per gli amanti della natura, che desiderano esplorare un ambiente unico e preservato. Un luogo magico da scoprire e ammirare per la sua bellezza naturalistica e il suo spettacolare fenomeno delle farfalle. Spiaggia di Lindos. La spiaggia di Lindos è una famosa destinazione balneare situata sulla costa orientale di Rodi. Caratterizzata da sabbia dorata e acque cristalline, offre un ambiente ideale per rilassarsi e nuotare. La vista panoramica sull'Acropoli di Lindos aggiunge fascino storico al luogo. La spiaggia è apprezzata anche per le attività sportive e le escursioni in barca. Pur essendo conosciuta, mantiene un'atmosfera autentica e piacevole. Una meta ideale per il relax, avventure acquatiche e storia, circondata dalla bellezza naturale di Rodi. Spiaggia di Prasonisi. La spiaggia di Prasonisi a Rodi è un luogo unico e affascinante. Durante l'alta marea, è un'isola separata, ma durante la bassa marea si collega all'isola principale di Rodi. È famosa per essere una meta ambita dai windsurfisti e kitesurfisti, grazie alle ottime condizioni ventose e alle acque calme. La natura selvaggia e le dune di sabbia aggiungono un tocco avventuroso al paesaggio. È un luogo ideale per gli amanti della natura e per chi cerca una fuga in una spiaggia incontaminata e suggestiva. Prima di proseguire il nostro viaggio, non dimenticare di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di attivare la campanellina delle notifiche. Condividi la tua esperienza con noi e lascia un commento qui sotto. Se vuoi scoprire ancora di più su Rodi, troverai anche una guida, appositamente scelta da noi, in descrizione, ti basterà solo cliccare sul link. Castello di Monolitos. Il castello di Monolitos è un'antica fortezza situata sulla costa occidentale di Rodi. Risalente al periodo bizantino, offre una vista spettacolare sul mare Egeo dalla sua posizione su una scogliera di roccia vulcanica alta.
Questa fortezza era strategica per il controllo del territorio circostante e la difesa dell'isola. Gli interni del castello conservano le rovine delle vecchie strutture, permettendo ai visitatori di immergersi nella storia. La sua atmosfera autentica e la vista dei tramonti rendono il castello di Monolithos un luogo affascinante e indimenticabile da visitare. Palazzo del Gran Maestro. Il Palazzo del Gran Maestro, noto anche come Castello dei Cavalieri, è un'imponente struttura gotica situata a Rodi Vecchia, sull'isola di Rodi. Costruito nel XIV secolo dai Cavalieri di San Giovanni, combina elementi difensivi e residenziali. Oggi, è un museo che ospita una vasta collezione di reperti storici e arte medievale. Esplorare il palazzo è un'esperienza unica per immergersi nella storia e nell'influenza dei Cavalieri di San Giovanni sull'isola. Un'attrazione imperdibile per i visitatori di Rodi. Spiaggia di Zambica. Zambica Beach è una delle più belle e popolari spiagge di Rodi. Si estende per circa 800 metri di sabbia dorata e acque cristalline, ideale per nuotare e rilassarsi. La collina rocciosa sovrastante offre una vista panoramica spettacolare sulla spiaggia e il mare. Il monastero di Zambica, dedicato alla Vergine Maria, è un luogo di pellegrinaggio. La spiaggia è amata dai visitatori per la sua bellezza naturale e atmosfera tranquilla, perfetta per godersi il mare e il sole. Castello di Cretinia. Il castello di Cretinia, situato sulla costa nord-ovest di Rodi, è un antico forte costruito durante il periodo dei Cavalieri di San Giovanni. La sua posizione panoramica offre una vista spettacolare sulla costa e sul mare circostante. Le possenti mura e le torri di avvistamento testimoniano la sua importanza difensiva nel Medioevo. Oggi è una delle attrazioni storiche più interessanti di Rodi, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nella storia e nell'atmosfera medievale dell'isola. Baia di San Paolo, Lindos. La Baia di San Paolo, Lindos, sull'isola di Rodi, è una splendida e tranquilla baia circondata da alte scogliere e colline. Le acque cristalline e poco profonde la rendono ideale per nuotare e fare snorkeling. La presenza di una cappella dedicata a San Paolo aggiunge un tocco di storia e spiritualità. È una destinazione ideale per rilassarsi e gustare la cucina locale nelle taverne con vista panoramica sul mare. La Baia di San Paolo è una tappa imperdibile per coloro che desiderano scoprire una delle baie più affascinanti di Rodi. Consigli. Uno dei luoghi che non bisogna assolutamente perdere a Rodi è la Baia di Anthony Quinn, conosciuta anche come Baia di Ladico, è una splendida insenatura sulla costa orientale di Rodi, in Grecia. Caratterizzata da acque turchesi e limpide, offre una piccola spiaggia di ciottoli circondata da scogliere verdi. Questo paradiso nascosto offre un ambiente tranquillo e pittoresco, perfetto per chi cerca una fuga dalla folla e desidera rilassarsi in un'atmosfera naturale. È un luogo ideale per lo snorkeling e le immersioni grazie alla ricchezza di vita marina. La baia è apprezzata per la sua tranquillità e bellezza naturale, rendendola una tappa imperdibile per i visitatori di Rodi. Questa piccola insenatura è uno dei luoghi più affascinanti di Rodi, una tappa imperdibile per chi desidera esplorare la magia delle coste di Rodi e vivere un'esperienza indimenticabile in un angolo paradisiaco. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi di Rodi. Speriamo che questa guida ti sia stata utile per pianificare la tua visita e che hai apprezzato le meraviglie che si trovano in questa fantastica isola greca. Se ti è piaciuto questo video, e per scoprire quale sarà la prossima meta, iscriviti al canale. Non dimenticare di lasciare un like e un commento, facci sapere qual è la prossima meta che vorresti scoprire. Ci vediamo al prossimo video. A presto!